A Forio negli anni scorsi le tre grosse pedane realizzate sugli scogli in località Fortino al servizio di tre strutture alberghiere del luogo sono state oggetto di feroci polemiche. Infatti, oltre a deturpare la costa nel periodo di maggiore afflusso turistico, privarono residenti e turisti dei loro scogli, su cui erano cresciute intere generazioni di bagnanti. Sin da allora a sostenere le ragioni di chi si opponeva a quello scempio e a quella forma di privatizzazione della costa c'era il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista con Domenico Savio, che negli anni sulla questione ha organizzato anche manifestazioni e cortei di protesta, ma purtroppo a spuntarla è sempre stata l'arroganza del potere politico-amministrativo locale, il quale, non curante delle proteste e delle richieste della cittadinanza, ha sempre concesso l'autorizzazione alla realizzazione delle pedane, così come è avvenuto puntualmente anche quest'anno. Ma come aveva annunciato nella seduta del Consiglio Comunale in cui la maggioranza amministrativa ha approvato il regolamento che prevede la realizzazione di pedane sulla costa bassa coscogliera del territorio foriano, in queste ore è arrivata puntuale anche l'opposizione del consigliere comunale Domenico Savio. Infatti, per la gioia di residenti e turisti storici usufruitori di quel tratto di costa, Savio, con un dettagliato esposto inviato alla sovrintendenza di Napoli, al settore demanio marittimo della regione Campania, alla capitaneria di Porto di Forio e per conoscenza al prefetto di Napoli, dottoressa Gerarda Maria Pantalone, ha chiesto di verificare la regolarità del procedimento amministrativo messo in atto dal comune di Forio che ha consentito la realizzazione di tre grosse pedane nella zona del Fortino. Sin qui le richieste di Domenico Savio, ora la parola passa alle istituzioni interpellate. La speranza naturalmente è che quelle pedane vengano smontate per la gioia dei bagnanti storici, residenti e turisti che da sempre utilizzano quel litorale per fare il bagno.